Ok, dove eravamo rimasti? Eravamo un lab sottomarino. Avevamo salvato prima. Eravamo. Avevamo fatto il circuito delle api. 83%. Ah, ce lo metto nascosto in giro. Vabbè, lo troveremo un altro. Questo, catena incantata. Questo non l'abbiamo fatto. Spalle. I biechi maghi gatto di Fellini hanno assaltato I la torre di biechi. Castello e catturato la principessa. Se non li fermiamo subito, la costringeranno a sposare il principe Azrael. Oh no. Ma sarà lo ribattono. Aia. Dai. Spyro. Bene, capito. Fammi controllare però se qui c'è. Quella sarà la scorciatoia del rito. Non c'è nulla. No. Spyro, abbiamo urgente. Perché dall'inizio? Dai. Ora si rimpicciolisce quindi. Eccolo, beccato. Non è che abbiamo sbagliato e il mago alzava la piattaforma. No, vabbè, da lì penso che ci abbia. Non mi piace questa cosa. Niente. Vabbè. Che vuoi? Spyro, è il tuo giorno fortunato. Io e i maghi abbiamo stretto un accordo. Se paghi un piccolo pedaggio, saranno felici di alzare questi scalini e di lasciarti passare. Già decisione, Spyro. Dirò ai maghi di alzare subito gli scalini e ti auguro di salvare la principessa o di portare a termine qualunque missione tu abbia in mente. Sì. Intanto. Thank you.
Dove è uscito qui? Ah, lì c'è nuovo. Andiamo nuovo. Olè. Sopra? Forse dove... No! Ok, però si può fare. Aspetta. Non svegliare. Per questo innanzitutto che colpirà quello. Poi colpiamo questo. E poi. Perfetto. Forse non ci arriviamo. Ah, questa deve essere la grotta che c'era qui. Vediamo così. Ma non c'è nulla. Ah. Che combina? Infatti. Non ci faccio niente. Ah no, posso fare quello. Se non me la fate questo. Non c'è tempo da perdere. Il principe Azrael e il suo esercito di felini stanno per rapire la nostra principessa. Non ci pensiamo noi. Ah, faccio anche il livello secondario. No. Qualche frammento che ti deve dare... Ah, da sotto. No, prima dobbiamo beccare il micio. E tu chi sei? Un Jack. Ah. Va bene. Ha comprato dei semi a crescita super rapida da un orso con un sacchetto di gemme. Ah, ah. Che sono magici, ma io non riesco a farci niente. Posso dare chissà come mai. Ok. Ah, ma ti farà. Beh, non ha mentito l'orso. Però non gli ha dato il libretto di istruzione. Chiaro.
Però in fondo, sì. Però là. Mioli. Ovviamente. Andiamo qua sul funghetto. Ehi. Dove serve questo? Oh, sono di colori diversi. Quindi ora faccio questo qui, quello lì, questo me lo dovrò portare appresso probabilmente. Non è stata una scelta intelligente. Oh, non li perdo. Dai. Ferma. Eccolo, un bambino con gli occhi neri. Ho trovato quest'uovo mentre salivo. Credo sia stato deposto da un'oca d'oro. Dobbiamo proseguire, siamo quasi in cima. Stai andando alla grande. Perché non prendi altri due semi? Ehi. Non ci sono altre gemme però. Ma lì c'è un altro seme. Ah, ecco perché c'è un altro. Oh. Vai là, bravo. Non ha... Ah. È balzato. Perché l'ana più in basso? Qui? Cosa che non funziona. Non ho sbagliato io. Stavo per sbagliare di me. Vediamo un attimo cos'è che serve prima. Allora, mi pare strano che la margherita vada in basso. Questo va di sicuro vicino al muro. Qui devo saltare fino in cima. Però la margherita qui non mi torna. Non mi torna per niente.
va al contrario. Dove sei? Prendi questo. Questo così. Ma non ci arriva. No, c'è qualcosa che non va. Quei due sono altri uguali? Gli stessi uguali. Ma non ci va la parte di più. Ma ci va. No, dai, che lo puoi fare, non insistere. Qui ci vanno tre funghi. Che mira. Sì. Ma non so. Lascia stare. Abbiamo trovato tutto? C'era quella porta che era chiusa. Ora aperta. Cosa fa dietro? Addio. No. Addio. Oh. Il gattino. Non è vero. Non può fare così. Molto scorretto. Ah, fatti fare i gattini. Non riescono più. Ok. Ciao. Salve. Il gatto si è... Terratura, no! No, no. Di nuovo. No, il gatto lì l'ho già preso, ma voglio averci più niente che fare. Ah, no. Vabbè.
Sì, me l'hai già detto. Oh. Ma se la prendo a testata invece? Così? Male. Prendi per rimangiare la farfalla. Questo sta al massimo. Entra. Ah, vortice. Altra porta aperta. Va bene. Anche di Crash Bandicoot. Fammi vedere già almeno altro, di sicuro ci sono. Oh, e tu? Oh, non c'è il vaso anche. C'è tanta altra roba. Un muretto? Oh no, 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 la devi vedere. Quanto manca? 30? Può darsi che siano nel vaso. Spire. Rigorosamente platonica. No. Va bene, dai. Allora. Dov'eri finito, James? Dovevamo incontrarci nel tempio un'ora fa e non tirare fuori la solita storia delle questioni di sicurezza nazionale. Va bene, va bene. Un'arena. Certo che Credo che no. la tua precisione sia migliore della tua puntualità, perché ci sono ancora molte streghe nel... Va bene. Devi colpire. Sono. Dai. No. Nada. Farmi riparare dal capo. No.
Ma perché così? Solo l'impressione. Dov'è? Che vuoi? No, questo è molto scorretto, eh. Lo sapevo. Di nuovo da capo, no? Dieci. Più su, dai, dai, ce n'è una sola. Ho provato a tagliare. Dove andate? Finito, no? Non per nulla sei il capo del movimento. Finito, no? Andiamo via. Ok, è rimasto il vaso. Va dietro. No. Ok, qua.
mi pare che sia va. No, non cadere di nuovo. Stavolta andiamo direttamente più in qua. Eccolo. Quindi è lì. Non risalire. Non fermare gli attimi. Fastidioso, questo è il chiuso. Dai. Prima il gattino, perché è troppo fastidioso. Mi facevi cadere. Su. Questo qui invece deve essere perché ha deviato? Era in un angolo, nella pietra, era qui. Qui mi potrei. Qui. Non è qui. No. Perché? Mannaggia! È arrivato! Questo qui. Dov'è? Aspetta, ho capito. È là. Qui.
di scale, ma sempre più dietro. Lui è lì, però... Mi serve la super fiamma. La super fiamma la prendevamo da qua. Dov'era? Era qui. Va bene, qui sta l'inizio. Ehi, vai su. Dov'è? Ma è via, eccolo. Ancora finito. Oh, fa apposta. E arrivi? No, arrivi da là. Quindi chiaramente che è più vicino. Cento per cento. Un livello che non vedremo mai più. Ora, ci sono tutti pronti? Sì. E allora andiamo. Monte di mezzanotte, penso, no? Sì, il prossimo. Basta! Ne ho abbastanza! Creerò il mostro più forte di tutti i mostri del mondo! E lo manderò a distruggere tutti i draghi, anche i cucciolotti! Sì, sì, li colpirà, li schiaccerà, li maciullerà e farà pezzi! Sì, li ridurrà in poltiglia, in briciole, li sgranocchierà! Lasciami uscire tu! Ma, non moriranno? Non importa! A me interessano solamente le loro ali! Cosa? Hai sempre soltanto desiderato le loro ali? Certo, piccola ignorante! Ne ho bisogno per un incantesimo che mi renderà immortale! Un momento... Un incantesimo? Cosa credevi che volessi fare coi draghi? Aprire uno zoo? Con la mia pistola laser sarebbe un'altra musica, capisci? Dicevi che bastava tenerli nel nostro mondo. Non hai mai parlato di ucciderli. Non devo ucciderli. È solo che così si agitano meno. Sei orribile. Io non posso credere di averti dato retta. Stupida, insolente pulce. Mi occuperò di lei appena avrò finito con quel drago. Dunque, dove eravamo? Ah, sì! Ah, qui si mette molto male. Oh, boss fight, no? Una prestigiosissima boss. Oh. Potrebbe essere la nostra ultima occasione, Spike. La maga vuole usare questo mostro per sbaragliare tutti i suoi avversari a partire da noi. Ma non c'è tempo per rimuginare sulla situazione. La battaglia ci attende. Ti aiuterò fornendoti un rifornimento costante di proiettili di combustibile. Bene. Thank you.
Okay, sparo quando si toglie lo scudo, cioè ora. Ecco, questo è un po' più utile. Dai, che alla fine. Meno fastidioso del previsto. Ehi, Diak, hai portato altro cibo? Ho fame! Non c'è tempo, Hunter. Dobbiamo fermare la maga. Oppure ucciderà tutti i cuccioli di drago. Aspetta, perché dovrei fidarmi? Potrebbe essere una trappola. Sei in gabbia, stupida palla di pelo. Come ti intrappolo se ti faccio uscire? Non so. Voi maghe siete molto subdole. Non pensavo avremmo fatto del male ai draghi. Muoviti, non c'è tempo adesso. Olè. Vediamo un po'. C'è un modo per aprire il portale nascosto che conduce alla sotana, ma sarà necessaria una magia molto potente. Se riesci a trovare altre uova di drago, credo che la mia magia sarà abbastanza potente ad aprire il portale. Verrò a trovarti quando avrai abbastanza uova, va bene? Che vuol dire abbastanza? Quantifica. Bisogna essere precisi sulle cose. Ispezione una bella paglietta. Oh, un altro uovo. Ci arriva? Saki. No, voglio andare di qua. Bene, bene, Spyro, guarda cosa ho qui. Vai. È una scimmia spaziale giocata.
scoiattolo a grandezza naturale con laser integrato perfettamente funzionante. Vorrei farla uscire in modo che tu possa giocarci, ma la maga la ritiene pericolosa. Hai sempre avuto un debole per le piccole creature indifese, vero Spyro? Immagino che non ci sia niente di male a farla uscire, non credi? Sono libero! Grazie Spyro! Ehi, hai mai visto un orso ballare? No? È il tuo giorno fortunato, guarda questo. Primo ballerino va poco resistente, avevo altre munizioni. Comunque sono tutto dico che avete combattuto contro la maga e il suo esercito delle botte che avete dato, quindi urrà, evviva! Vorrei restare, ma mentre ero prigioniero il mio mondo è stato invaso dai Rinok. Se vedi la maga, dille che andrò presto a darle lezioni di ballo. Capito cosa intendo? Ovvio! A dopo! Principalmente fuori di testa. Hai visto un Rinok? Credevo di aver visto un Rinok. Dammi retta, Spyro! Non passare mai una settimana in gabbia se non vuoi ritrovarti con la tua isola invasa dai Rinok! Vabbè. Vai. Datti da parlare. Agente 9, il mio allievo preferito. Bentornato nel mio laboratorio sull'isola. Purtroppo siamo stati invasi dai Rinok. Potresti fermarli prima che distruggano tutte le mie ricerche? Grazie. Oh, è diventato uno sparatutto inverso. Peccato che mi spara il dorsale sbagliato. Molto sbagliato sparare. Sì, quasi uso la tastiera. Questo mi pare strano. Ma non ci parla. Problemi è esatto. Oh, aspetta, aspetta. Però non cambia nulla. In serio? Che cosa è? Non è che l'ho fatto perché ho sparato i bersagli prima di parlare. Agente 9, il mio allievo. No, non...
tempi. Spara a questi mani. Mi seguo io. Ci sono molti Enino che non aspettano altro che io abbassi questo. L'hanno fatto male? Vabbè. Più per niente, no. Questi indicatori mostrano che un gruppo di Linux si è nascosto dietro lo schermo. Attiverò il piedistallo e tu potrai spararli quando attaccano. Ti consiglio di usare la modalità cecchino. Ok. Ecco. Mi hai eliminati tutti. Vediamo in che certo. Condizioni è la sala macchine. Ho una sensazione che io... Settecento solo qua dentro? Sono tante. Dove è il sesto? Non lo vedo. Ottimo lavoro, agente 9. Non so se questo è un uovo di uccello o di drago. Ma dai. Ora posso riaccendere il generatore gravitoelettrico. Spero che non ci siano entrati uccelli. E invece... No, lassù, zoom, prima inquadra, poi zoom. Il laboratorio è sgombro e anche l'odore è molto migliorato. Seguimi, là fuori dovrebbero essere... infatti. Anche per rompere la... il forziere di metallo fuori mi servirà un'arma più forte. Che non parli.
questo pratico distributore automatico dovrebbero essere molto efficaci contro le corazze. Provale. Grazie per aver salvato il mio laboratorio. Ora posso ricominciare a pensare. Ma le gemme. Guarda anche il bombo. Solo metà l'abbiamo presa. Ovviamente la chiusa. Ma mi dia così, senza farci fare il resto. Vabbè, dai. La farfallina ci serve. Allora, poi mi ha arrivato tutto. Arriva. Oh, c'è lui. Riusciremo a prenderlo? Riusciremo a prenderlo? Ci siamo. Siamo vicini. Allora, dove siamo? Ok, siamo qui. Facciamo quello. Qua dietro c'è nulla? No. Entriamo da livello. Incidente e abbiamo trasformato tutto in cristallo. E questo sembra aver fatto infuriare le creature indigene. Vabbè. Ora tutto si risolve. Possiamo notare. Ah, ma niente. Mm.
sistemati. Vediamo tutto, vediamo tutto. Bene, quelli non lo chiamano. La struttura in mezzo. Si vola così. Va bene. Sì. Però se andiamo là torniamo in una cosa da poco. Lo metto. Però dice... No. Lo prendiamo con il volo infinito. Tutta questa magia non è altro che fumo negli occhi. Ecco perché ho deciso di attivare quel vortice laggiù. Abracadabra! Qua è? Bravo! Vole. Non sono così forti, anzi. Sono anche meno reattivi rispetto a molti altri. Ah, ecco lui. Farai sparire le mie gemme? Abbiamo fatto tutto. Okay.
Non riesco a prendere. Tu ne fai qualche numero di magia? Beh, suppongo che potrei mostrarti il mio nuovo. Oh, taglio. Deve attirare la gemma, se ti non fanno gli altri, eh? Dai. No. Servita. Arrosta, perché mi serve la palla. Oh, si pattina. Meno male che c'è la farfalla, la livellula che prende le gemme. Per andare tutta in un colpo solo. Ok, siamo con tutti. Aspetta, non ci sono questi. Prendi questo. Volevo servirmene in un trucco, ma sembra totalmente immune alla mia magia. Qual è? Ho detto. Dunque. Andiamo qua. Questo è ancora piano. Dovremmo arrivare al portale del volo infinito. Ah, è lì. Facciamo niente. Spyro. L'incredibile Randini sta per tenere uno spettacolo di prestidigitazione. Voglio proprio. Tu che vuoi? Temo che il mio spettacolo di magia abbia messo in agitazione le talpe. Hanno bisogno di una bella botta in testa per calmarsi e tu mi sembri lo yeti giusto per il lavoro. Un colpetto sulla testa basterà. Talpe sì, mi andate. Tempi. Dai. Andiamo. Andiamo, talpa. Vista. Oh. Un colpetto sul per uno. Maledetti gnomi.
Non ha funzionato perché è pieno di milioni di occhi. Eccolo. Ma c'è sempre un unico in mezzo. Non ha funzionato. Impossibile farlo. Eccolo, di nuovo l'agnolo. Non ha funzionato. Cavolo. Porca miseria. Mancia. Smetti di colpire di nuovo. Ma guarda se c'è sempre un gnomo in mezzo. Piscilo. Ma santo cielo. Non è possibile che ci sia sempre un agnolo in mezzo.
manca uno. Non è possibile. Sono diventate ancora più frenetiche. Un colpetto. Dov'è l'ultima? Non ha funzionato. Come non ha funzionato? Cioè, miseria. Se va a colpire lo andiamo, eh? Non vuoi farlo di nuovo, no? Purtroppo ho dovuto annullare il prossimo spettacolo. Arrangiati. Dovevano correre questo. Ah, questo era un livello, quindi... una volta. C'è molto da esplorare. 136. Non male. Oh. No. Perché non vola più? Dai. Ma devo ritornare laggiù. Studio. Almeno questi rimangono stavolta. Dove più rapido potevano lasciare. No, devo fare tutto il giro.
te lo diamo a lì. No, no, l'abbiamo già fatto. Dove è andato? Mi dà chiave? Boh, sono tutte le buone, diciamo. Mancano parecchie già, 129. Non sono proprio pochi per... Ah, non la può mancare. Ottanta. Ma lo che più pensano, il portale di fine livello non l'abbiamo mica visto. Non ce l'hanno fatto vedere. No, va avanti. E effettivamente non mi pare che... L'abbiamo detto dove finisce di verde. Ah, no, eccolo là. Vabbè, 80 gemme. Proveremo la prossima volta. Dunque, da lì veniamo, abbiamo fatto qui. Andiamo questo qui, lo vedo. Non cadere. Ah, lo sapevo. Mettiamo anche questi. Hai aiutate. Pensi di potermi aiutare a trovare Tara, la mia ragazza? È andata a razziare la tomba del golem. Va bene.
Ho preso tutto. Qua non si nota. Passa. Vai via. Maria. Meno male, poteva andare molto peggio. Mettiamo la luce delle colline. Dannazione. Mangia la lucetta, non ho bisogno. Guarda un po' chi c'è. Spyro, scommetto che sei felice di vedermi. Si dà il caso che io conosca la la parola d'ordine per aprire la porta della tomba del golem di pietra. Al momento però mi è passata di mente, se capisci cosa intendo. Certo. 100 gemme, apriti sesamo. La parola vai. Ah no. E smettila. Guarda. Prima andare qua. Visto? C'è molto da girare. Vediamo, non siamo troppo nascoste le gemme qua fuori, perché è molto aperto e nuotare scomodo. Provarla per andare a caccia di squali. Certo. Occhio ai cavalieri degli squali, sono equipaggiati.
incoraggiati. No, non ti preoccupare. Chi mi ha colpito? Colpiscila! Bravo, dove hai imparato a sparare così? Oh, a proposito, Bianca mi ha chiesto di darti questo uovo. L'aveva inavvertitamente trasformato in un mammut, ma l'effetto è durato solo 5 minuti. Ora dovrebbe essere a posto. Dunque, dobbiamo cercare Gemma qua intorno. Forse l'ho trovato lì. Io non ne vedo più. Oh, c'è questo. Vieni qui. Voglio una manta. Fammi guidare la manta. Senti, fammi guidare la manta. Vai. Allora. C'è uno scrigno che dobbiamo far saltare per aria. Ed è questo. E come scendo? Come scendo dalla manta? Vedi qua. Vuoi andare in giro sulla manta per... No, no, abbiamo finito. Vieni qua. Qui ci messo un altro universo. No, non c'è, non lo sono immaginato. Vabbè. Il nostro lavoro è finito. Torniamo fuori. Andiamo qua senz'altro. Torniamo indietro. Parliamo con la tizia. Arrivi qui a razziare la tomba dopo che tutto il lavoro. Palesemente Lara Croft. Che premo interruttori e sposto casse. E tu ti presenti qui fresco come una rosa per portarti via il tesoro come se niente fosse. Lara. Tanto è solo uno stupido uovo. C'è niente qua sotto, visto che hai gentilmente aperto la strada. Ah, è la scorciatoia per l'inizio. Niente. Mancano. E no. 576 uova. No, 576 gemme. E prego. Un sacco di roba.
di robe non abbiamo trovato. Proveremo il resto al secondo giro. Ora. Questa e qua dentro. Ma vediamo qua dentro. Oh, chi vuole 100 prove? E io ne ho 97. Siamo 98. A questo punto... stai zitto, adesso c'è quello lì, non c'è anche altro livello qua sotto. Facciamo prima questo. Bravo, non sa volare. Dimmi. Oh, un altro audace avventuriero è venuto. Un buon Joker questo. Nel doppiatore del Joker. Spero che tu sia più forte di chi ti ha preceduto. Se riuscirai a sopravvivere alle prove delle nostre catacombe e a rispondere al mio indovinello, riceverai un premio adeguato ai tuoi sforzi. Ecco l'indovinello. Sono un contenitore senza cardini, serratura o coperchio, eppure tra le mie mura è nascosto un tesoro color d'oro. Cosa sono? È un sarcofago, una piramide. Questo. Ah, questa è solo la porta. Va bene. Ma sì? Tieni, te la restituisco. Mi ha danneggiato. Secondo me la craniata potevo dartela. Poi. Su. Ce la fai? Ce la fai. No, non mi spiego. Aia. Andiamo alla porta e via di corsa. Vai. Thank you.
Mangia la farfallina. E se l'ho presi tutti? Dov'è il pulsante? Ah, è questo. Come la gemma? Dai, che schifo. Come dovrei passare secondo me? Preso? No. Ma che vuoi te? Da come si fa? Ecco. Prendila. Allora, proseguiamo. Manca il pulsante. Non vedo il pulsante. Sta qua sopra. E' quello. Era quello. Aspetta. Dai. Oi. Come ti permetti? Dì la gente, essere timido. Dov'è? Dai,
bottega. Andiamo qua. Il primo round dell'annuale Demolition Derby su Overcraft sta addirittura. C'è posto per un altro concorrente, ma per qualificarti dovrai rispondere a un indovinello. L'indovinello è questo. Se... Oh, non ho letto. Oh, mi dispiace tanto. Il primo allora. Round dell'annuale l'indovinello è questo. Se un drago depone un uovo ogni 12 anni, quanto tempo ci vorrà perché 100 draghi depongano 100 uova? 12 anni. Incredibile. La risposta è corretta. Buona. Beh, togli dietro. Non accendere. Sul serio. Il primo round dell'annuale Demolition. L'indovinello è... Bene, 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 è stato uno scontro davvero acceso. No, non proprio non gioco. Ora puoi accedere al round del campionato. C'è. Beh, andiamo. Ah, che lentezza. Vendetta. Dai, ultimo colpo. È stata una battaglia epocale. Ok. Dice. Sento un po'. Finita, no? Non c'è la fontana. Ok, questo è più scemo rispetto all'altro livello, eh? Questo è proprio scemo. Vedo che sei sopravvissuto alle prove nelle catacombe. Ora scopriremo
vedremo se sei veloce di cervello quanto ti cade. Ricordi l'indovinello? Sono un contenitore senza cardini, serratura o coperchio. Eppure tra le mie mura è nascosto un tesoro color d'oro. Cosa sono? L'avevi già sentito prima? Non credevo che avresti indovinato. Molto bene, i patti sono patti. Dammi l'oro. Ho aspettato 7000 anni che qualcuno risolvesse quell'indovinello. Oh. Bene. Io voglio continuare. No. Non va bene. Ma non lo può fare. Problemi ha. Ce la fa. No, è impossibile. Perché non posso controllare nulla. È incontrollabile, mi dice, no. Facciamo verde. Beh, va bene così.